Tiene banco la materia referendaria in riva allo Ionio Cosentino. Il Corigliano Rossano, il corpo elettorale, si recherà alle urne, salvo complicazioni, il 22 di ottobre prossimo, per decidere, per sondare il terreno della fusione tra due comuni. Sarebbe il terzo comune in Calabria, circa 80.000 abitanti, Corigliano Rossano. Intanto, onorevole Dima, grazie di essere qui con noi per discutere. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Per discutere di un argomento complesso, articolato, delicato, per alcuni versi storico, dove anche occorre stemperare un po' il clima di tensione che si è instaurato in alcune aree delle due città, prevalentemente in quel di Corigliano. Però partiamo con per gradi. Cosa si sente di dire? Cosa si sente di rispondere ad un out-out come quello lanciato da Geraci in queste ultime ore? Io cercherò di raccogliere gli elementi più positivi di questa discussione, anche rispetto alla recente intervista a cui lei fa riferimento, cercando di recuperare un pezzo necessario di dialogo legato ad un momento così importante che non può sfuggirci di mano. Per cui dobbiamo lavorare tutti serenamente, senza avere la pistola puntata, per cercare di recuperare questa grande occasione storica che abbiamo davanti a noi. All'out-out di Geraci, cosa risponde? All'out-out di Geraci, che secondo me sbaglia. Perché, quindi sembra lo scontro, che immagini? Perché sbaglia? Perché la questione quorum è una questione superata. Largamente superata, è stata ormai dibattuta in modo chiaro. Io faccio un esempio banalissimo: anche la legge di le leggi di riforma della Costituzione di questo paese sono sottoposte a referendum consultivo senza quorum. B. La vicenda legata al bacino elettorale. È da tempo che noi sosteniamo che è chiara la norma. Ieri l'ha detto in modo chiarissimo il vicepresidente della Giunta, che io giudico a prescindere dalla posizione politica, persona per bene e seria, che ha, come dire, definito il campo in modo, ha chiarito questo punto. Ma io aggiungo, io nel comitato del centro associazione non ho mai perso l'occasione di ribadire che questa fusione ha senso, forza e prospettiva in una logica di non annessione, ma piuttosto di forte e larga condivisione. Il sì deve emergere a Corigliano, il sì deve emergere a Rossano. Terzo punto, mi sembra che c'era anche un terzo punto. Studio quorum, di fattibilità. Studio di fattibilità, anche qui. Lo studio di fattibilità, non voglio essere, ho detto che voglio essere non polemico, ma 13 mesi sono passati tra la prima e la seconda delibera di impulso e ancora sono passati altri mesi e poi anche qui senza richiamo alla polemica, ma chi doveva poi fare questo studio di fattibilità? Lo dovevano fare i comuni? Dovevano produrre inevitabilmente una delibera, dovevano individuare uno studio, dovevano individuare un gruppo di tecnici, dovevano individuare un gruppo di esperti in materia per poter poi affidare i dati economici, sociali, territoriali, ambientali, storici, culturali delle due città per fare appunto lo studio di fattibilità, no? E questo non l'ha prodotto né l'amministrazione di Corigliano né l'amministrazione di Rossano, ad onor del vero. Per cui io credo che l'atteggiamento pretestuoso è facilmente smontabile rispetto a queste mie risposte, credo abbastanza chiare. Senta, abbastanza lei, nette. Ha un dono che altri magari non hanno, e cioè quello di conoscere alla perfezione la mentalità coriglianese, perché è nato a Corigliano e, tra virgolette, mi lasci passare il tema, d'adozione rossanese, perché poi ha vissuto a Rossano, quindi conosce alla perfezione le due mentalità, ma conosce anche il sindaco Geraci.
il bacino, studio di fattibilità, quorum, e poi Cassano, e poi Villa Piana, e poi le comparazioni dei bilanci con il comune di Rossano, e poi Rossano è indebitata, e poi un cortocircuito tra le due amministrazioni. Ma secondo lei, perché formalmente Geraci è per il sì, no? Lei che lo conosce abbastanza bene, storicamente, è realmente per il sì o va alla ricerca di pretesti perché sostanzialmente è un uomo che con questa fusione, per questa fusione non simpatizza? È una di quelle poche volte che non voglio dare una risposta netta. Sì, no, netta. Perché da un lato potrei dire è contro la fusione, da un altro lato potrei dire è a favore della fusione. In coscienza? Voglio risparmiarmela una risposta del genere, perché voglio capire, dopo aver fatto una proposta operativa, quanta volontà c'è in questa direzione. Perché io, come dire, voglio consumare fino alla fine ipotesi di sintesi e di mediazione. La politica è anche soprattutto certo. Ciò. Quindi vedremo. Io sono ancora predisposto ad immaginare, io personalmente non ho nessun ruolo istituzionale per immaginare chissà quale percorso. Ovviamente nessuno mi può impedire di dirla come la penso sul piano politico. Credo che ancora gli spazi per poter ragionare ci sono tutti. Se c'è una predisposizione a ragionare sulle cose, se la pistola è sempre puntata e non è a salve ma è caricata per far esplodere il tutto, allora è chiaro che il discorso diventa molto ma molto difficile. Cioè si dovrebbe andare al referendum? Io guardo ma a quali il condizioni? Modello Pescara, 120.000 abitanti, più il modello più Montesilvano, 55.000, e più Spoltone, 20.000 circa, totale circa 195.000 abitanti, 200.000. È uno degli esempi che, diciamo, ci assomiglia, non dico per le dimensioni assolute, però stiamo parlando di realtà importanti. Bene, lì è stato svolto il referendum il 2014. In tutti e tre i comuni ha vinto largamente il sì. Cioè i cittadini hanno detto sì al principio generale, ideale, quello che sta in cima a tutti, ci vogliamo unire, che stabiliscono che il 2019 poi fanno la fusione sul piano amministrativo. Cioè addirittura prendono quasi 4 anni di tempo, cioè il 1 gennaio 2019. La volontà di questi 3 comuni è quella di formalizzare la fusione dopo aver raccolto il dato del referendum positivo nella direzione di dire sì a quella fusione. Dopo il referendum? Dopo il referendum. E in questi anni che hanno fatto? Hanno preparato le condizioni per arrivare in Consiglio regionale e poi fare la legge istitutiva. Quindi anche e in per... questi giorni che cosa hanno fatto maturare? Hanno fatto maturare, evidentemente, che al di là della volontà, io ho la volontà di fare una cosa, però non è detto che questa cosa la possa fare. Ma intanto ho raccolto la volontà dei cittadini. Quanti buoni propositi i sindaci spesso hanno, ma non è vero che poi tutti questi buoni propositi si possono realizzare. Quindi c'è una volontà a fare una cosa, ma poi c'è un impedimento di carattere. Quindi lei dice... Io propongo questo. Votiamo serenamente, facciamo dire ai rossanesi e ai coriglianeesi un sì o no alla fusione. Dopodiché si ferma tutto, non c'è nessuna legge che impone che dopo 10 giorni o 15 giorni si deve fare la legge istitutiva. L'amministrazione comunale, il Presidente della Giunta, dopo il voto si riuniscono e stabiliscono una tempistica. Una prospettiva, e dentro questa prospettiva si ci può caricare tutto, studi di fattibilità, che hanno ipotesi un costo, di simulazione, cioè si può fare un percorso
che ci porta tranquillamente, senza nessuna fretta, o con la fretta, o come dire, con la tempistica giusta e necessaria, verso un'ipotesi di fusione. Cioè lei dice, traducendo... No, è di una chiarezza, votiamo e tutto il resto lo facciamo, stoppiamo tutto, lavoriamo e poi diamo una scadenza. Se non altro per non disperdere fondi ed energie, questo per, dice? No, per non disperdere un patrimonio che nel frattempo si è... No, dico, se realizzato. Si incassa il sì dalle due popolazioni, poi si ha la strada libera per investire nel, in costi relativi allo studio di fattibilità e così via. Sì. Se, lo si fa prima, questo, certo. Se lo si fa prima c'è un danno all'erario comunque. Chiaro, no? Voglio dire. Consumando delle risorse inutilmente, se poi che la popolazione dice no, saranno buttate al vento perché se la popolazione il dice referendum no. dirà di no. Quindi dentro possiamo metterci tutto nella discussione, con serenità. Perché? Non si arreca un altro danno che è di carattere più morale che materiale. Il patrimonio di aggregativo o di aggregazione, di simbiose che si è, come dire, scatenate in modo quasi naturale, io osservo anche le dinamiche umane fra i due territori, certo c'è quello anche che ti guarda a muso duro, no? Perché vuole rivendicare con orgoglio la rossanesità piuttosto che la coriglianeità fine a se stessa, ci mancherebbe altro, rispetto assoluto, ma allo stesso tempo si è creato un'aspettativa, una condizione generale tale che io credo che non va dispersa. Ho sentito, ma se vince il no, se ne parla fra 50 anni. E perché invece negare la possibilità di utilizzare questa condizione seriamente, in buona fede, se siamo tutti in buona fede, e poi la sfida nei prossimi anni, mesi, poi lo stabiliranno le amministrazioni, quella di Rossano avrà vita naturale fino al 2021, quella di Corigliano in scadenza a giugno del 2018, quella che sarà dovrà tenere fede ad un impegno. Abbiamo parlato di Geraci... Dal suo vocabolario non è emerso alcun riferimento al comportamento dell'amministrazione comunale invece di Rossano. Non ne fa riferimento perché è un comportamento impeccabile su questo tema, oppure solo perché per il sì e lei per il sì, strategicamente, è meglio stare in silenzio. Ma io su Rossano ho notato due aspetti. Da un lato un condizionamento, perché questo è chiaro, di un'anomalia che c'è. Le due amministrazioni comunali dovevano prendersi in carico la vicenda fusione e con gli strumenti istituzionali che fanno riferimento appunto all'amministrazione comunale e ai municipi promuovere una discussione e un'informazione più adeguata. I limiti che hanno i comitati e le associazioni sono evidenti, hanno partorito un'idea, hanno coinvolto le amministrazioni comunali, poi non hanno strumenti operativi per poter anche dentro l'istituto scolastico, per esempio, dentro gli studenti fare un certo tipo di opera di conoscenza. È chiaro che la posizione di ambiguità e se volete anche di conflittualità lieve, marginale, ha come dire, un po' frenato i comportamenti. E Rossano, come dire, non si è risparmiato in questa direzione, cioè si è fermata. Volutamente, strategicamente o per problematiche un quotidiane? Conoscendo un po' la filosofia del sindaco di Rossano, un po' per rispetto, un po' per opportunità politica, l'attesa è anche un fatto doveroso, a volte in politica, un po' per comprendere meglio lo stato d'animo della propria comunità e della comunità accanto, in questo caso prima Rossano e poi Corigliano. Ha un po' prodotto questo fermo, cioè poteva paradossalmente accadere anche un fatto di ulteriore anomalia,
che una città producesse attività frenetica ai fini della fusione e l'altra invece in senso opposto. E saremmo diventati forse una barzelletta della fusione italiana. Le pongo una questione sotto alcuni aspetti imbarazzante, perché sì, magari ci saranno state delle esperienze che le ha vissute direttamente per il ruolo istituzionale che ha rivestito. Io gliela butto lì, poi ritenga, dica quel che ritiene in libertà. Nella sanità sarà accaduto molte volte, no? Il discorso delle divisioni e così via. Uno degli esempi che sono solito portare è quello del depuratore consortile, no? Abbiamo perso anni e anni e anni di tempo, perché non dico quale dei due comuni, ma uno dei due comuni obiettava che se ricadeva sul territorio di Rossano, i reflui cadevano sul territorio di Corleone e viceversa. Abbiamo perso, insomma, anni e anni per situazioni, per quanto mi riguarda, risibili, ok? La fusione potrebbe ovviare anche a questo tipo di problematiche. Io non so adesso se lei si sia mai trovato in imbarazzo in questa direzione, cioè per tutelare un territorio che può essere quello di Corigliano o di Rossano, non lo so, e quindi avrà subito sicuramente pressioni da una parte o dall'altra, no? E di questo qualcuno le imputa anche delle responsabilità. Ci dica intanto se ci sono state occasioni in cui si è trovato realmente in imbarazzo e se in effetti con la formula fusione finalmente tutta questa storia sarà spazzata via. Allora, è chiaro che io ho vissuto momenti di, non di imbarazzo, di estremo imbarazzo. Certo, c'è stata una stagione, una prima fase dove non ho risparmiato la mia azione politica, perché i due comuni fossero beneficiari di risorse regionali, tante. Io potrei fare l'elenco delle cose che ho fatto realizzare a Rossano e a Corigliano. E quando spesso mi guardavo intorno, pur sapendo, per esempio, ed è un dato oggettivo, che storicamente Corigliano ha qualche ritardi in più rispetto a Rossano sul piano della infrastrutturazione complessiva del suo territorio, mi ponevo anche un rapporto di equilibrio rispetto a questo concetto, perché dovevo, non dico fare le cose in parte uguale, certo, ma tendenzialmente però con un principio di onestà e di rispetto delle due comunità. Cioè non questa è mentalità facile. È stata frenante per gli interessi delle due comunità? No, nella fase in cui bisognava dare, ho cercato di dare il più possibile. C'è stata la stagione della prima giunta regionale che mi ha visto non assessore, ma consigliere di maggioranza, presidente di commissione, intendo dire 95-2000, con Nisticò presidente, e ho fatto erogare tante risorse a Corigliano e a Rossano. Negli ultimi tempi sono arrivati momenti di grande difficoltà sulla sanità, per esempio. Io credo che sulla sanità di aver sostenuto un percorso non perfetto, ma giusto, o equilibrato, possibile, nel rispetto dell'una e dell'altra città. Nel rispetto dell'una e dell'altra città. Uno degli esempi è quando abbiamo perso il DEA, per esempio. Ah, no? Il DEA, quello non mi appartiene, perché responsabilità. Per dire, con l'ipotesi di fusione viene spazzata via questo dualismo? Sull'ipotesi di fusione noi dobbiamo su alcuni temi essere estremamente chiari. Cioè? Sulla sanità il tutto passa attraverso la realizzazione dell'ospedale unico. Perché possiamo anche essere uniti, e se abbiamo ancora due ospedali, uno in cima alla collina di Corigliano e un altro nel centro dello scalo di Rossano, il problema si porrà lo stesso. Per due volte Geraci porta in consiglio comunale questa ipotesi di revoca dell'atto di impulso. E per ben due volte questa manovra non riesce. E non riesce, secondo taluni, perché come forza contrapposta si è ritrovata la sua figura con il suo gruppo. Avrebbe dovuto dimettersi, secondo lei? Non avrebbe dovuto portare al voto.
È stato segnale di? È stato un segnale di un tentativo di colpo di mano, fino all'ultimo momento ha tentato, poi ha visto che non aveva i numeri, l'ha dichiarato lui, non invento nulla e non aggiungo nulla, e lui stesso dice io non posso spaccare il Consiglio Comunale, attenzione. Prima di dire questa parola lui doveva dire io non posso spaccare la mia maggioranza, perché lui doveva prima di ogni altra cosa verificare che se sul tema era in grado di proseguire con una maggioranza compatta. Attenzione, se non si ha, o meglio, se non gli è riuscito il tentativo del 12 del agosto e del 15 settembre, i numeri non, quell'altra parte dei numeri non sono tutti miei, attenzione, hanno avuto coerenza espressa chiaramente in comunicati stampe e in azioni chiare, perché su questo punto di vista sono stato sempre abbastanza limpido nei comportamenti, ma poi tanti, come dire, provenienti dalle sue liste hanno deciso di sostenere il sì alla fusione e il no alla revoca della delibera. Senta, lei si accoda a chi imputa al popolo del no, ma anche all'atteggiamento dell'amministrazione Geraci, una certa ingerenza del potere cosentino? Oppure è estraneo Cosenza, allora, da queste cose? Anche su questo una risposta politica. Io non credo che ci siano problemi di carattere personale. Che Geraci sia stato, come dire, convinto da una cosentinità malefica, ecco, giusto per... Lo suppone ma non crede. Non lo posso credere, ma lo suppone. Credo però di un fatto, che un problema politico Cosenza se l'ha posto. Io spesso dico una cosa molto semplice, sarà pur vero se il Occhiuto dichiara che noi non ci possiamo mettere, non ci possiamo permettere il lusso di passare in seconda battuta in termini di immagine, in termini di sostanza rispetto all'interno della nostra provincia, facendo riferimento chiaramente all'ipotesi di Corigliano Rossano, ma io lo sto dicendo con molta chiarezza, io non guardo Cosenza come una sorta di avversario dove devo competere, dove devo combattere. Certo, la cosentinità spesso divide i territori, ma noi paradossalmente abbiamo i numeri e le condizioni per reggere questa cultura che è storica, che è antica, il dominio cosentino. Allora io faccio questi esempi che sono in giro in tutta Italia. Nell'ambito di una stessa provincia non c'è solo un capoluogo egemone, ma ci possono essere più città che esercitano un ruolo importante in quei confini provinciali. Secondo lei, se Renzi e Cosenza restano divisi, loro sono felici, sia i rentesi che i cosentini. Se noi produciamo la fusione, loro non possono restare fermi. Mi sembra che è un'equazione di una semplicità assoluta. Ragion per cui determinati poteri? Ragion per cui alcuni poteri potranno anche giocare contro questa fusione. Però una cosa è certa, e lo devo riconoscere. Ma sono poteri politici in consiglio regionale, o poteri di Stato? In consiglio regionale, lo devo riconoscere. Questa ipotesi non ha fatto breccia. Finora il lavoro svolto da Giuseppe Graziano, che lo devo citare, non fosse altro che anche il proponente della legge istitutiva, e sta svolgendo un lavoro anche di ricucitura seria, ci sono stati momenti di polemica, e chi non li fa le polemiche, attenzione, e il percorso della Presidenza e della Giunta dentro una cornice di rispetto della legalità e quindi del percorso, siamo arrivati al punto che il prefetto ha mandato il testo del manifesto che hanno fissi i relativi sindaci di Rossano e di Corigliano, indicendo il referendum. Cioè, voglio dire, siamo dentro un percorso di circa un mese da questo appuntamento elettivo. Qual è l'appello che fai ai due sindaci?
cosa dice Geraci e cosa dice Mascaro, allora, e cosa dice al corpo elettorale che talvolta, purtroppo lo diciamo anche per qualche episodio increscioso di aggressione e così via verificatosi nelle ultime ore, un appello diciamo anche alla distensione dei toni, può vincere il sì, può vincere il no, è stata una battaglia, speriamo civile e democratica fino all'ultima, all'ultima ora, però voglio dire manteniamo un atteggiamento civile, no? Rispetto alla... all'amministrazione comunale dico lavorate, fate anche un consiglio comunale, che problema c'è? Congiunto? Congiunto, che problema c'è? Con un punto fermo, quello ma che non dicevo, per la proroga. Per un punto fermo, quello che dicevo poco fa, non posso dire il contrario di quando ho fumato 10 minuti fa, no? Che cosa ho detto 10 minuti fa? Andiamo voto il 22 ottobre, anche perché il percorso è avviato, non so se si può arrestare, no? E poi rinvio, dopo il voto, di tutte le attività necessarie per arrivare alla fusione vera, quella amministrativa, con un'adeguata azione amministrativa di confronto, esempio Pescara, più Montesilvano, più Sportone. Ai cittadini invece? Attenzione, signori miei, le opinioni si possono esprimere nel modo più libero possibile, però mettiamo un po' freno alle banalità, alle cose assurde che leggo su Facebook o sul blog, ad atteggiamenti veramente paradossali, a tentativi di strumentalizzare la qualunque purché si possa andare contro un sistema di cose. E anche qui, scusatemi, io non voglio difendere la casta dei politici o la politica, ma se non ci fosse stata la politica finora a gestire alcuni momenti anche di tensione e di scontro, ma qual è l'organismo, il corpo intermedio capace di svolgere questa funzione? Per cui il tema è: se c'è la fusione ci saranno questi personaggi. Io, attenzione, non ho deciso nulla per il futuro della mia vita pubblica o meno, se ancora farò vita pubblica o meno, ma devo addirittura qualcuno mi deve addirittura impedire di fare politico o di esprimere un'opinione sulla fusione.